Benvenuto a tutti a questo webinar su un argomento un po' particolare che è processing e Java e la prototipazione rapida attraverso questi strumenti. Allora, innanzitutto due parole di presentazione su chi sono io. Mi chiamo Massimo Avvisati e ho un passato come developer nelle aziende, come sviluppatore, diversi ambienti di sviluppo, diversi linguaggi e anche in grandi aziende come ad esempio Telecom Italia, Rai, eccetera. Poi fortunatamente sono andato a lavorare a Torino in un'azienda che si chiama Impressionware SRL che a fare videogiochi per cellulari, quindi molto prima di quando nascesse Android, all'epoca di J2ME. E devo dire che è stata un'esperienza particolare in quanto, solo per dire un aneddoto sull'argomento, realizzavamo 50 versioni differenti di ogni videogioco per supportare 150 cellulari circa. Dopo questa esperienza a Torino ho avuto la possibilità di lavorare in un posto decisamente diverso, con un ruolo decisamente diverso, che è stato sono andato a vivere a Madrid, dove ho lavorato al Media Lab Prado, che è appunto un laboratorio di arte e tecnologia che si trova vicino al Museo del Prado, dove avevo il fortunato ruolo di assistente tecnico di artisti digitali. Ho avuto modo di lavorare a decine di progetti che includevano Arduino, Kinect e diciamo tutte quelle tecnologie un pochino d'avanguardia per quanto riguarda la scena artistica. E in questo contesto mi è capitato di durante uno di questi workshop di conoscere Casey Reas, che è appunto uno dei creatori di Processing, che oggi vi presenterò. E l'esperienza è stata decisamente interessante perché inizialmente ero molto scettico nei confronti di questo strumento, che come vedremo è un ambiente di sviluppo di un linguaggio di programmazione. Ero scettico perché, come capita a molti nerd, a me piacciono le soluzioni, diciamo, tonde, in particolare soluzioni che mi permettessero totale libertà e non, ad esempio, dei tool che aiutassero, cioè che facilitassero molto il lavoro dello sviluppatore, nascondendo invece quelli che erano i lati implementativi, che sono alla fine quelli per me più interessanti. E quando appunto, mi è capitato di lavorare con Processing, in una notte ho dovuto sostituire un artista digitale che stava male, non riusciva a completare il proprio lavoro. Ho provato con Processing e il giorno dopo, quando sono tornato a Media Lab Prado, la mia reazione è stata come quella di una vecchia pubblicità del decaffeinato. Ho iniziato a dire intorno a me, perché non me l'avete detto prima che era così figo? Avrei iniziato molti molti anni prima. Comunque sia, andiamo un pochino nel vivo dell'argomento. Innanzitutto, Processing è un ambiente di sviluppo di un linguaggio totalmente libero. È possibile scaricarlo dalla pagina processing.org. In particolare, possiamo decidere se fare o no una donazione al progetto, essendo un progetto portato avanti da una fondazione. Dopodiché possiamo accedere alla pagina di download. In particolare possiamo scaricare la versione per Windows, Linux e Mac. Questo quindi già fa vedere come questa applicazione sia multipiattaforma. Noi utilizzeremo la versione alfa, quindi siamo proprio on the edge. Queste versioni vengono rilasciate
comunemente, cioè diciamo molto frequentemente, e possiamo seguire lo sviluppo di tutto il codice sorgente tramite GitHub. Allora, diciamo, questo aspetto dell'open source, vedremo, è un aspetto essenziale del progetto. Andiamo avanti. Allora, innanzitutto, come si presenta il nostro ambiente di sviluppo? Il nostro ambiente di sviluppo si presenta così, come un semplicissimo editor che qualcuno di voi riconoscerà, in quanto è estremamente simile a un ambiente di sviluppo che potete vedere anche sul mio desktop, che è Arduino. Questo perché il progetto Arduino ha preso l'editor dal progetto di processing. Quindi all'inizio della storia di Arduino, il creatore di Arduino, Massimo Banzi, ha conosciuto i creatori di processing, e sono stati loro a suggerirgli di utilizzare quest'editor che loro avevano già creato open source. Quindi l'open source si dimostra mezzo culturale importante. Allora, quando parliamo di processing, stiamo in realtà parlando di Java. Vedremo come questo si realizza al momento di esportare un'applicazione, però iniziamo col dire che chi inizia a sviluppare con Java ha diverse difficoltà iniziali che impediscono di entrare subito nel mondo della programmazione. E processing, l'obiettivo dei creatori di processing è stato proprio quello di annullare completamente questa difficoltà iniziale. In che modo? Innanzitutto, come vediamo, l'editor è un semplice editor di testo dove io posso scrivere. E in alto abbiamo subito un bottoncino tipo play che appunto è il run della nostra applicazione. Basta premere il bottone run perché succeda qualcosa. Che cosa succede? Di fatto viene lanciato un programma all'interno di una finestra. Questo già per i neofiti, per chi si avvicina per la prima volta al mondo della programmazione, è qualcosa di estremamente importante. Vorrei anche sottolineare il fatto che, ad esempio, io attualmente lavoro per CodeMotion Kids, che diciamo appunto un po' il ramo per i più piccoli, dove insegniamo nuove tecnologie, e con loro sto utilizzando Processing, con ragazzi che hanno dai 9 anni in su. La possibilità di cominciare subito con qualcosa di funzionante è estremamente importante. Certo, il nostro programma adesso non fa niente, non fa niente di interessante, però è un inizio. Andiamo a vedere in che cosa consiste quindi Processing, inteso come linguaggio di programmazione. Per prima cosa, Processing ci mette a disposizione diversi modi di programmare. Il primo modo di programmare è quello di scrivere del codice ed eseguirlo in maniera non interattiva, nel senso che, ad esempio, se io scrivo un semplice comando, ad esempio utilizzando le primitive grafiche, che sono una componente essenziale di processing, come ad esempio Ellipse. Ellipse è una funzione. Vedrete che la sintassi è esattamente uguale a quella Java, che prende quattro parametri. I primi due sono le coordinate x e y della funzione, i due parametri sono invece la larghezza e l'altezza della ellissa. Quindi, ad esempio, in questo caso, il mio comando ellipse 50 50 20 20, se premo run, verrà eseguito e succederà esattamente quello che mi aspetto, cioè la creazione di un cerchietto, di un'ellisse, alle coordinate 50-50, quindi al centro dello schermo. Questo già ci fa scoprire che la nostra finestrella era grande 100-100. Questa modalità, che appunto possiamo chiamare non è interattiva nel senso che appunto viene eseguito il codice in maniera procedurale, dall'inizio fino alla fine, e lì l'applicazione si ferma.
Questa caratteristica può sembrare, diciamo, ai programmatori abituati a applicazioni interattive decisamente poco utile, mentre in realtà viene utilizzata moltissimo, ad esempio, nell'ambito dell'arte generativa, poiché possiamo, ad esempio, creare delle immagini molto complesse tramite una serie di procedure. Eseguire tutto questo codice, ad esempio possiamo utilizzare un semplice ciclo for, in questo caso, ad esempio, genereremmo 200 palline al centro dello schermo, ma avendo a disposizione, come potrete vedere facilmente dalla documentazione disponibile sul sito dei processi, tutta una serie di funzioni anche matematiche, come ad esempio il classico random, e anche delle variabili, diciamo, possiamo chiamare una sorta di variabili d'ambiente che sono predefinite e preimpostate all'interno della nostra applicazione, vengono automaticamente impostate in base al contesto, come ad esempio la larghezza dello schermo width. Possiamo, con del semplicissimo codice, di pochissime righe, generare 200 palline in maniera casuale sullo schermo. Quindi potete immaginare questa versione non interattiva della programmazione. Ci permette di, immaginate ad esempio di voler, generare un poster ad alta risoluzione composto da infiniti elementi, un numero enorme di elementi grafici, e salvarlo semplicemente come un'immagine. Nel caso di processing, questa operazione può essere eseguita in questo modo, non interattivamente. Possiamo anche, ad esempio, salvando questo sketch, molto semplice. Possiamo salvare la nostra immagine semplicemente con il comando save. Quindi dando una stringa che è il nome del file, un'estensione, lui automaticamente sarà in grado di salvare il mio lavoro. Quindi io quando lancio questa applicazione, l'applicazione viene eseguita una sola volta e a questo punto posso andare a vedere nella cartella della mia applicazione ed avrò l'immagine generata dal mio codice. Quindi vediamo come fin da subito questo linguaggio e questo ambiente di sviluppo ci colpiscono per l'immediatezza. Ovviamente non ci rimediamo a queste potenzialità e ad esempio il problema delle dimensioni della finestrella, che in questo momento erano irrisorie perché era una finestra di 100 pixel per 100 pixel, all'interno delle istruzioni base di processing abbiamo una pratica size che prende due parametri, la larghezza e l'altezza dello schermo. Quindi in questo modo possiamo rieseguire il nostro codice, però su una schermata grande quanto vogliamo. Abbiamo anche a disposizione, ad esempio, delle variabili display width e display height. Che ci permettono di eseguire l'applicazione a tutto schermo. Adesso spero che si veda bene anche in streaming. Comunque, diciamo, queste semplici funzionalità che abbiamo visto fino adesso credo che diano un'idea chiara di come sia facile iniziare a programmare con processing. Di fatto, se pensate che processing appunto è uno dei
3-4 ambienti di sviluppo adatti agli artisti, sono, diciamo, più diffusi negli ultimi anni. Si è pensato appunto che anche un artista che non dovesse avere molte conoscenze di informatica in grado di utilizzare processing per creare i propri lavori, potete immaginare che questo potere è in mano a uno sviluppatore professionista, che cosa può essere in grado di fare. Comunque, andiamo avanti. Andiamo a vedere, ok, il codice che abbiamo scritto, abbiamo capito che il processing ci offre una serie di funzioni, in particolare funzioni matematiche, primitive grafiche. Adesso cerchiamo di trasformare il nostro semplice esperimento in qualcosa di interattivo. Per fare questo, diciamo, possiamo farlo alla processing, diciamo, come che appunto chi di voi ha già sviluppato con Arduino si renderà conto che ci sono più di una similitudine tra i due ambienti di sviluppo. Infatti, come vediamo, cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato due funzioni con la classica sintassi Java, una setup e l'altra draw. Queste due funzioni verranno chiamate da processing, appunto come succede su Arduino. Il setup verrà chiamato solo una volta all'inizio del ciclo di vita della nostra applicazione, mentre il metodo draw verrà chiamato continuamente in un loop infinito fino a quando l'applicazione non uscirà, non, diciamo, non si chiuderà la finestra dell'applicazione. Quindi in questo caso quello che sta succedendo è un ripetersi del metodo draw, che in particolare si trasforma in un'infinità di palline all'interno della nostra finestra. Adesso, sempre per continuare su diciamo, queste funzionalità particolari di processing, che secondo me servono specialmente per chi inizia a sviluppare, in seguito passeremo a degli esempi molto più complessi, perché l'obiettivo è quello di presentare un tool che in qualche modo sia una soluzione scalabile, cioè a disposizione di chi impara a programmare, a disposizione di artisti non troppo ferrati in programmazione, ma anche in grado di crescere, di soddisfare le esigenze dei più esperti sviluppatori. Ad esempio, per continuare su questa piccola panoramica delle peculiarità di processing, andiamo a cambiare il nostro codice tornando alla pallina iniziale, solamente che questa volta, invece di dare la x e la y prestabilite o generate casualmente, proviamo a utilizzare due variabili interne appunto a processing, che sono mouseX e mouseY. Cosa succederà? Semplicemente il disegnarsi della mia ellisse sarà questa volta in funzione della posizione del mouse. Quindi, muovendo il mouse, io potrò avere le coordinate fotogramma dopo fotogramma all'interno del mio loop, per poter disegnare o interagire con il mio programma. Come vedete, il canvas, per così dire, cioè lo spazio dove noi stiamo disegnando la nostra applicazione, la nostra finestra, in un certo senso viene sporcato da quello che io faccio, nel senso che la funzione ellipse di fatto non è altro che un'istruzione che cambia i pixel del mio canvas. Questo significa che se volessi all'interno di un'applicazione, all'interno di un'animazione, avere invece un effetto diverso, che è quello di muovere una pallina, molto semplicemente abbiamo a disposizione un'altra delle funzioni primitive
di processing, che è la funzione background. La funzione background ha diversi modi diciamo, può essere utilizzata con un diverso numero di parametri. Ad esempio, possiamo mettere background 0, utilizzando quindi un valore intero che va da 0 a 255, che ci permette di che rappresentano, diciamo, i colori dal nero al bianco. Quindi in questo caso, se io rilancio la mia applicazione, questa volta la mia pallina apparirà come seguendo il mouse. Questo semplicemente perché la funzione background pulisce il canvas. A questo punto andiamo avanti. È arrivato, diciamo, il momento di passare a delle applicazioni un pochino più complesse, ma nel caso di processing questo passaggio a cose più complesse risulta estremamente semplice. Ad esempio, possiamo provare a utilizzare un'immagine. Per questo ho un altro esempio pronto. Questo è il codice che serve per caricare un'immagine all'interno della finestra della mia applicazione. Come potete vedere, quello che normalmente in Java implica una serie di operazioni non sempre facili per chi comincia, comunque diversi import, diverse scelte che deve fare lo sviluppatore. All'interno dell'ambiente sviluppo processing abbiamo questo peculiare tipo pImage, che non è altro che un oggetto che rappresenta un'area di memoria che rappresenta un'immagine. In questo caso, quindi, creiamo un oggetto image di tipo pImage e non facciamo altro che chiamare una funzione che si chiama loadImage, passare come stringa il nome del file che vogliamo caricare e caricarlo all'interno della nostra applicazione, del nostro canvas. Se ad esempio io cambiassi questo codice aggiungendo background e 255 che rappresenta quindi cioè 255 che rappresenta quindi il bianco, sostituendo alla funzione image, che è quella appunto che disegna sullo schermo un'immagine, le coordinate x e y del mouse y, e ad esempio decidessi di ridurre l'immagine alla metà delle sue dimensioni, quindi l'oggetto immagine ad esempio espone la sua larghezza, quindi possiamo dividerla per 2 oppure ancora meglio moltiplicarla per 0,5, fare lo stesso con l'altezza. In questo caso la mia applicazione risulterà appunto interattiva e potrò muovere l'immagine sullo schermo semplicemente muovendo il mouse. Ovviamente è stata prevista la possibilità di eliminare il cursore. In questo caso è particolarmente, salta subito all'occhio il fatto di avere il cursore quando magari non lo si vuole. Abbiamo visto come qualcosa di relativamente complesso in Java si è trasformato in qualcosa di estremamente semplice in processing. Allora, è arrivato, diciamo, il momento di svelare una delle caratteristiche di processing che personalmente mi ha convinto ad adottarlo come ambiente di sviluppo. E qual è questa caratteristica? Innanzitutto, dopo ne vedremo altre, però una cosa che mi preme far vedere già fin da adesso è la possibilità di esportare la mia applicazione. Abbiamo visto che processing è disponibile per Windows, Linux e Mac. Io personalmente di solito lavoro con Linux. Una caratteristica decisamente intrigante di processing è la possibilità al momento dell'esportazione
di esportare, a prescindere dalla piattaforma su cui ci troviamo, sia per Windows che per Linux. E per il momento questa è una funzionalità che è stata disabilitata di recente perché lo sviluppo insomma, stanno ancora sviluppando questa caratteristica, però se sono su Mac posso esportare anche per Mac OS X. Questa diciamo, è una cosa classica della piattaforma Apple, dove bisogna avere un computer Apple per poter esportare purtroppo questo difetto. Se scaricate le versioni 1.5 o la 2.2.1, quelle stable, non sia la stable, avrete modo anche di esportare per Mac OS X senza nessun cambio al codice. Quindi possiamo esportare sia per Windows che per Linux. Possiamo scegliere di avere un'applicazione a tutto schermo e possiamo anche chiedere di includere all'interno del mio export l'intero piattaforma Java, il runtime di Java, in modo da consegnare all'utente finale una cartella che è un'applicazione, possiamo dire, standalone. Cosa succede quando premo export? La mia applicazione, appunto, viene creata all'interno della cartella dove stavo lavorando. Quindi, questo è l'esempio delle immagini, vengono create delle cartelle, delle sottocartelle specifiche per ogni piattaforma che io voglio supportare. Automaticamente viene generato un eseguibile e qualcosa che è estremamente interessante per i programmatori più navigati, viene generato il codice sorgente della mia applicazione. Che cos'è il codice sorgente della mia applicazione? Qui scopriamo che effettivamente Processing e Java non sono così diversi tra loro. Infatti, a fianco al file che appunto avrà come estensione .pde di Processing, avremo anche un file .java classico con codice Java puro. Quindi che cosa è successo? Abbiamo scoperto che di fatto Processing è sì un ambiente di sviluppo e un linguaggio con le sue caratteristiche, ma fatto appunto che dicevo a me ha convinto moltissimo, è completamente basato su Java. Quindi Processing non è altro che, se lo guardiamo dal punto di vista dello sviluppatore Java, non è altro che una libreria, una serie di librerie che includono tutte le primitive che abbiamo visto poco fa, e in dettaglio quello che io ho scritto come codice sorgente, che è questa parte, i due metodi setup e draw, la dichiarazione della variabile pimage, non fanno altro che racchiusi all'interno di una classe Java classica, Papplet, che appunto è la classe base di un programma fatto in Processing, che farà sì che all'eseguire questo codice in un ambiente Java verrà letto il main e verrà all'interno del main verrà eseguito il ciclo di vita dell'applicazione di Processing. Quindi che cosa significa? Significa che se avessimo la necessità di trasformare il nostro programma fatto in Processing in qualcosa di estremamente diverso, estremamente più portabile e esclusivamente Java, avremmo modo di riutilizzare completamente il codice generato. Andiamo avanti un pochino nella nostra esplorazione. Abbiamo visto quindi un po' i fondamenti cioè diciamo no, non i fondamenti ma delle piste iniziali su quali sono le funzionalità principali di Processing. Vorrei citarne altre che sono molteplici, però quelle che credo che catturino più l'attenzione all'inizio possono essere anche molto interessanti appunto allo scopo di creare delle applicazioni in maniera molto rapida. Ad esempio abbiamo il supporto a diversi formati, supporto nativo ad alcuni formati. Tra questi formati abbiamo ad esempio il formato SVG.
che forse saprete è il formato per la grafica vettoriale. Questo formato diventa all'interno dell'implementazione di processing un oggetto di tipo pShape. Prima avevamo pImage per le immagini. pShape invece rappresenta all'interno di processing una forma o più, diciamo, in maniera più esplicita un file vettoriale, quindi una grafica vettoriale. Che cosa ci permette questo? Innanzitutto la sintassi è esattamente uguale, c'è stata molta attenzione da parte dei creatori di processing di mantenere le cose semplici, di mantenere le cose uniformi. Se appunto image un'immagine la caricavamo con load image, un file di questo tipo lo caricheremo come load shape. Le forme vettoriali hanno diverse caratteristiche interessanti, innanzitutto sono appunto al scalarle non perdono di risoluzione, quindi sono estremamente importanti quando vogliamo supportare differenti risoluzioni dello schermo. In questo caso vediamo anche un'altra caratteristica del formato SVG, quindi dei file vettoriali, ed è la possibilità all'interno del nostro codice, tramite le istruzioni getChild applicate all'oggetto di tipo pShape, in questo caso la cartina degli Stati Uniti, dove possiamo, attraverso il nome, l'ID definito all'interno del file SVG, quindi se con Illustrator o Inkscape, creiamo un'immagine e assegniamo alle proprietà di quella forma un'etichetta, possiamo tirar fuori da quella immagine la forma all'interno del file vettoriale. In questo caso, ad esempio, abbiamo tirato fuori la parte della mappa, questa è una mappa presa da Wikipedia, e abbiamo tirato fuori lo stato del Michigan, lo stato dell'Ohio, e abbiamo deciso di disabilitare lo stile grafico impostato dall'autore di quel file e cambiare attraverso un'altra funzione, un'altra primitiva grafica importantissima all'interno dei processing, il fill, cioè cambiare il colore di riempimento della forma, e abbiamo potuto cambiare i colori di quella specifica sotto, diciamo, di quell'elemento all'interno del file SVG. Stessa cosa abbiamo fatto cioè abbiamo fatto questa cosa per il Michigan e possiamo farla anche per l'Ohio. Una precisazione sul colore, l'istruzione fill ha gli stessi, diciamo, può ammettere gli stessi parametri di quella del background, quindi ad esempio se io imposto, come dicevamo prima, fill a 0, significa che il Michigan, che io sinceramente non so quale dei due, adesso lo scopro, ecco qua, uscirà nero invece che blu, perché ho cambiato il colore. È così importante il colore all'interno di processing, delle applicazioni realizzate con processing, che non solo possiamo esprimerlo come stiamo facendo qui, ad esempio come una terna di valori che vanno da 0 a 255 corrispondenti a RGB, ma possiamo anche specificarlo con il più comodo, specialmente per i web developer o i web designer in ascolto, cancelletto e il codice esadecimale. Ad esempio possiamo farlo diventare di un bel, il Michigan lo facciamo diventare di un bel arancione. Quindi abbiamo detto, abbiamo un tipo pImage, abbiamo un tipo pShape, diciamo, abbiamo altri tipi interessanti, come ad esempio la possibilità di lavorare con i font TrueType, apparentemente in un modo molto simile, e utilizzando la semplice funzione text, che mi permetterà di scrivere. Ad esempio, in questo caso posso utilizzare appunto la funzione text, scrivere hello world, dove le coordinate, ripeto, è sempre molto omogeneo la definizione delle funzioni all'interno di processing,
Possiamo quindi esprimere le coordinate mouse x e mouse y. In questo modo la mia applicazione scriverà in corrispondenza con la posizione del mouse Hello World. E possiamo molto facilmente cambiare il font con cui stiamo scrivendo. Ora, andiamo ancora avanti. Ci sono davvero molti, molti esempi, molte peculiarità che si possono fare. Processing, comunque, viene, nel momento in cui lo installiamo, viene già con degli esempi estremamente completi. Questi esempi vanno, diciamo, affrontano tutte le potenzialità del linguaggio e tra queste troverete sicuramente qualcosa, qualche punto di partenza. Un altro punto di forza è il fatto che ci sono molti libri su processing, sicuramente meno libri che per lo sviluppo di Android o di Java. Ma i libri che ci sono particolarmente ricchi di usi un po' anche esotici dei linguaggi di programmazione, che vanno dall'arte grafica alla creazione di infografiche complesse, perché potete immaginare appunto che Processing è un linguaggio che si presta molto a questo tipo di applicazione. Andiamo avanti adesso. Quello che abbiamo visto finora include sicuramente delle cose accattivanti, però qualche programmatore esperto in ascolto e mi aspetta anche le domande in proposito, potrebbe dire sì, ma il linguaggio non, cioè, diciamo, potrebbe sembrare un approccio troppo, ad esempio, non ad oggetti, anche se appunto abbiamo visto che ci sono degli oggetti a disposizione tramite le primitive. Ebbene, Processing comunque mette a disposizione la possibilità di creare delle schede, dei tab, che noi possiamo, dandogli un semplice nome, possiamo utilizzare per creare delle classi. Quindi abbiamo una programmazione ad oggetti in una chiave di lettura leggermente differente, ma derivata anche dal modo di esportare, di processing delle applicazioni, che è il fatto che queste classi, per chi conosce un po' l'argomento all'interno, cioè per Java, non sono altro che delle inner classes all'interno del codice del corpo del mio sketch principale, quindi della classe Papplet che abbiamo visto prima. Questa caratteristica di essere implementate come inner classes forniscono però un grosso vantaggio, perché noi all'interno cioè, sebbene abbiamo la stessa, diciamo, le stesse regole che abbiamo per la creazione di una classe in Java, abbiamo comunque a disposizione la facilità di programmazione che avevamo nello sketch, così si chiamano i programmi fatti in Processing, nel programma principale, cioè abbiamo a disposizione le primitive grafiche, tutti gli strumenti. Ad esempio, in questo caso potrebbe aver senso dichiarare delle variabili, come la posizione del mio oggetto sullo schermo. E quindi posso utilizzare la funzione che abbiamo visto poco fa e tutte quelle variabili comodamente messe a disposizione dai sviluppatori di Processing, come la larghezza dello schermo, width, e quindi abbiamo, diciamo, il connubio di facilità di programmazione e programmazione ad oggetti alla Processing, diciamo. Adesso andiamo invece però qualcuno di voi starà dicendo, starà pensando, non ci siamo perché il codice che stiamo scrivendo è
ancora difficilmente portabile, difficilmente scalabile e così via. Ho ancora un paio di sorprese per voi, anche se appunto il tempo è veramente breve per descrivervi tutta l'esperienza possibile con Processing. Andiamo a vedere un altro esempio. Un pochino più significativo. In questo caso, quando ho lanciato questo esempio, che ho chiamato semplice UI, mi avverte che all'interno del mio programma ci sono dei tab di tipo punto Java. Quindi dice che alcune funzionalità dell'editor non saranno a disposizione. Che cosa è successo? Praticamente, come potete vedere, qui c'è un codice processing vero e proprio, mentre in un tab io qui ho creato una classe Java in piena regola. Quindi esco completamente dal paradigma di programmazione di processing per usufruire dei benefici invece della programmazione Java completa. In questo caso, ad esempio, sto utilizzando Reflection. Oltre a altre caratteristiche, insomma, puramente Java, come ad esempio specificare la visibilità di variabili o di metodi, per creare qualcosa di un pochino più complesso. In questo caso sto questa classe che è disponibile come semplice gist a questo indirizzo che posso scrivervi qui, che troverete anche poi nella documentazione finale per riguardo il talk. Ho un po' una collezione di snippet di cose utili per lavorare con Java e Processing. E che cosa fa questo? Sfrutta un particolare metodo che si chiama register method e la possibilità di far riferimento al mio programma principale, che appunto è di tipo papplet, per registrare alcuni eventi tipici del ciclo di vita di processing, come ad esempio il cliccare del mouse oppure il disegnare il loop che disegna la scena. Questo semplice sketch mi permette in questo caso, ad esempio, di creare una classe che gestisca la mia interfaccia. Questa appunto è stata programmata da me, diciamo, in un tempo relativamente breve. Cosa permette? Permette di aggiungere dei bottoni passando un metodo come callback, diciamo. Questo metodo, tramite reflection, verrà richiamato all'interno del mio sketch principale. Questa metodologia, diciamo, questo modo di fare le cose permette ad esempio di scrivere delle librerie per processing estremamente facili che non vadano ad inficiare invece l'approccio e il naturale uso di quello che è l'ambiente di sviluppo processing. Quindi appunto io nel mio programma principale, avendo semplicemente importato questo file Java, avrò a disposizione un metodo aggiuntivo, si chiama test, e potrò quindi catturare gli eventi del mouse. Quindi quando clicco sul bottone, come potete vedere dal codice, è estremamente semplice. Ripeto, io lo uso anche con gli adolescenti per insegnargli a programmare, quindi la semplicità per me è un punto di forza dell'ambiente di sviluppo. E quello che succede è scrive sulla console tramite il metodo println appunto le azioni che sto svolgendo, quindi ho premuto il mouse e ho lasciato il mouse. Posso anche implementare un semplice drag and drop, appunto in maniera del tutto naturale. Ora, diciamo, ci avviciniamo alla conclusione. Ci avviciniamo alla conclusione e
Scusate un momento. Ci avviciniamo alla conclusione e dobbiamo passare invece a un argomento estremamente importante. Allora, innanzitutto, fino adesso abbiamo sviluppato un'applicazione che funzionasse su desktop, su un computer desktop. Quindi abbiamo visto multipiattaforma, ma comunque su un PC. Che cosa offre in più processing per coloro che vogliono sviluppare per piattaforme un pochino diverse? Allora, innanzitutto, qui in alto, dove appunto appare questo Java, che appunto ci dava anche una pista di che cosa stavamo facendo fino adesso, abbiamo a disposizione la possibilità di aggiungere delle modalità, come ad esempio la modalità JavaScript. La modalità JavaScript, che cos'è? Fondamentalmente, faccio vedere un esempio. Quando appunto io passo in modalità JavaScript, quello che succede è che il mio editor cambia l'header grafico insomma, appunto dell'editor e quello che avevo a disposizione, tutti quei vantaggi, quelle caratteristiche che avevo a disposizione, che vi ho fatto vedere poco fa all'interno di processing, possono essere, che erano basate su Java, possono essere invece eseguite cliccando sempre sul bottoncino Run. Addirittura su un server web che viene istanziato in locale per noi, e la cosa interessante è che quello che state vedendo è un'implementazione nativa JavaScript di tutto l'ambiente di sviluppo processing. Quindi tutte le primitive grafiche, tutte le funzionalità e le metodologie che noi usiamo dentro processing possono essere renderizzate, per così dire, all'interno di un oggetto HTML5 canvas vero e proprio, ottenendo anche parecchi vantaggi, come ad esempio la possibilità di, essendo tutto appunto nativo JavaScript, accedere a funzioni JavaScript all'interno della stessa pagina o anche tramite librerie, oppure addirittura possiamo leggere il DOM. Leggere il DOM della mia pagina e diciamo, utilizzare processing per visualizzare informazioni appunto rendendo il tutto estremamente facile da sviluppare. Quindi stiamo parlando sempre appunto di sviluppo rapido di applicazione. Però quello che otterrò alla fine è un oggetto Canvas e un codice JavaScript valido. Possiamo cambiare questo template, ovviamente incorporarlo in un altro tipo di pagina. Allora, intanto vi ricordo che stiamo per chiudere se avete qualche domanda, curiosità, qualcosa che non ancora, di cui ancora non ho parlato, o perplessità, anche critiche, vi prego di farmi appunto le domande nell'apposito spazio del webinar. Nel frattempo, quindi abbiamo visto appunto la modalità JavaScript, possiamo andare a curiosare anche in altre modalità che abbiamo a disposizione. Qui salta subito all'occhio la modalità Android. Installare una nuova modalità è estremamente semplice, basta cliccare su Install. Non installeremo la modalità Android qui in tempo reale perché chi conosce le dimensioni dell'Android SDK sa che non facciamo in tempo. Comunque sono già attive e sono già state rilasciate diverse volte, però appunto in questa fase dello sviluppo non sono disponibili. Però, ad esempio, abbiamo anche una modalità basata su Python, mentre la modalità Android mette a disposizione tutto quello che avete visto come ambiente di sviluppo per Android. Significa che quando voi collegate un cellulare, un dispositivo, un tablet Android al vostro computer, basterà cliccare sul Run e vedrete il vostro codice eseguito, mentre tenendo premuto lo Shift verrà eseguito sull'emulatore dell'Android SDK. E un'ultimissima cosa per farvi vedere un'altra ultima proprio caratteristica, un esempio, in questo caso con pochissime righe di codice.
ho utilizzato la libreria ZX Sing, famosa per come interprete di codici QR, con la libreria messa a disposizione processing.video che permette l'accesso alla webcam. Quindi questa è anche un'altra cosa che facendolo, diciamo, da zero su Java è decisamente difficile, mentre invece adesso vediamo di... Certo è buio, ecco, poi un po' spettrale, però quando avvicino il mio QR code, come potete vedere dalla console, sto leggendo il QR code in tempo reale e con questo ultimo esempio invito tutti voi a iniziare a programmare con Processing o comunque provarlo e divertirvi con un ambiente di sviluppo scalabile che potenzialmente può cambiare il vostro modo di lavorare. Allora, quindi vi ringrazio a tutti. Potete contattarmi tramite le colleghe di Codemotion Training o anche attraverso il sito Codemotion Kids o cercando il mio nome e cognome su LinkedIn. Ringrazio tutti e andiamo a vedere se qualcuno ha avuto il coraggio di fare delle domande. Allora, iniziamo con questa domanda che chiede complimenti per il talk, nello specifico per quale tipo di applicazioni progetto consiglieresti di usare Processing? Allora, sicuramente io ho avuto molta fortuna, ad esempio, nei progetti relativi alla prototipazione rapida che avesse delle caratteristiche grafiche estremamente audaci. Quindi nel momento in cui avete bisogno di creare non so, un prototipo per una startup in tempi molto, molto brevi, sarete, diciamo, Processing è un ottimo modo per farlo addirittura in pochi giorni, quindi soddisfare le esigenze visive del vostro cliente, del vostro committente in brevissimo tempo. Sicuramente i progetti che hanno a che fare con l'arte digitale, sono quelli più facili da immaginare fatti con Processing. Al tempo stesso, ad esempio, un altro ambito dove si può utilizzare con ottimi risultati sono le game jam o gli hackathon, dove il breve tempo non permette di starsi a studiare complicate questioni tecniche, quindi si va subito al sodo. Quindi altri progetti, diciamo, i limiti sono sicuramente dovuti cioè, alla vostra fantasia e capacità di collegare le cose, anche se avete potuto vedere che è molto semplice e vedendo altri esempi sul web troverete che è veramente non è affatto difficile soddisfare integrare diverse tecnologie. Tra l'altro Processing mette a disposizione anche molte librerie, alcune già disponibili qui a semplicemente dal menu Sketch Import Library ce ne sono tantissime estremamente utili e ampie, ad esempio collegarlo con una Kinect è molto facile, ma come abbiamo visto con la libreria ZX Sing, anche una libreria Java qualsiasi può essere facilmente inclusa all'interno del vostro programma. Vediamo un po' se ci sono altre domande. Saluto Camelia che ci saluta. Ah, se avete altre se non avete altre domande, io vediamo un po' le librerie che processano le immagini sono potenti, mi chiede Mirko. Assolutamente sì. Se tra gli esempi uno degli esempi Diciamo,
Una cosa importantissima dell'uso delle immagini è che all'interno l'oggetto P-Image, comunque le immagini, hanno un'implementazione che espone l'array di pixel, quindi l'array di colori. Gli array di colori, cioè la mappa di array dei byte che compongono l'immagine è essenziale per poter implementare delle proprie librerie per processarle e sono abbastanza veloci. Un esempio divertente, divertente esempio è la possibilità di, vediamo un po' qui, cioè, trasformare in tempo reale, altra cosa molto importante, le immagini come le fotografie caricate, si possono anche caricare direttamente tramite web, perché tutti i metodi che caricano immagini, forme, o anche testi possono anche essere lanciati all'interno di processing semplicemente mettendo la URL della risorsa. E quindi, appunto, dicevo, le immagini, i video, lo streaming della webcam rientrano tutti all'interno della stessa tipologia di informazioni. Quindi quello che facciamo su una singola fotografia possiamo farlo nello stesso identico modo, con lo stesso codice, su un flusso di immagini, che può essere ad esempio la webcam, come in questo divertente esempio che trovate installando la libreria video, che sostituisce i pixel del flusso video con dei caratteri di testo. Quindi, adesso vediamo, non so se la luce, ecco, però se io adesso faccio vedere le immagini. Si intravede il mio profilo, fa tutto di caratterini, anche il cellulare. Sta un po' al buio. Quindi sì, possiamo sfruttare qualsiasi tipo di libreria, in quanto abbiamo accesso ai singoli pixel. Ci sono altre domande? Una cosa che forse non avevamo visto prima era la possibilità di utilizzare anche grafica tridimensionale, cioè i file SVG vettoriali possono essere utilizzati, cioè sono lo stesso tipo che anche per caricare i file invece OBJ, quindi avere dei modelli tridimensionali ed utilizzare, trasformare le geometrie o visualizzare modelli tridimensionali sullo schermo. E la cosa interessante è che molte di queste funzioni, appunto per la grafica tridimensionale, sono addirittura disponibili per JavaScript, sono state implementate per JavaScript, come ad esempio in questo semplicissimo esempio che potrebbe essere l'ultimo. Se non ci sono altre domande, tempo. Quindi ad esempio questo semplice esempio dove con il mouse. Con il mouse sposto un cubetto sullo schermo, questo farlo, diciamo, in ambienti che non siano processing è una bella sfida, invece sul processing è estremamente semplice. Quest'ultimo esempio chiudo con il webinar, ringrazio God Motion Training per l'opportunità, ringrazio voi per l'ascolto e vi auguro un buon proseguimento di cultura tecnologica. Audio disattivato. Grazie mille Massimo, ci avviamo alla conclusione della nostra giornata, nel nostro primo Tech Day. Passo la parola a Simone Mobili, il nostro ultimo speaker della giornata. Vai Simone.